sono ritornato qui in questa zona per provare a prendere quel grappling hook, ma non riesco a raggiungerlo. Non riesco a raggiungerlo. E non so a cosa possa servire, visto che da questo lato non c'è nulla. E da questo c'era la cesta che ormai abbiamo già preso da tanto. Vabbè. C'erano degli altri rampini che potevamo sfruttare in questa zona. Vediamo dove andiamo. Eccoci qui. Siamo arrivati a una cesta gialla. Ci mancano altri due frammenti. Perfetto, Samael. Ho recuperato anche l'ultimo cuore. Spero che tu ricordi la tua promessa. Non mi importa quello che farai. L'importante è che mi apri la strada per la torre. Samael. Stavo cominciando a temere che non saresti riuscito a mantenere i patti. Ora dammelo. Mi hai mentito riguardo agli eletti. Non hanno mai sorvegliato la torre. Che importanza! Il nostro patto non riguardava la storia antica. Io ti ho promesso la torre. E la torre avrà... Esatto, è quello che ci interessa a noi. Sei divertito a negarmi ciò che mi spetta di diritto. Con il mio potere ristabilito, ora sono proprio come un dio. Potrei succhiarti il midollo dalle ossa prima che tu batta ciglio. Potrei. Vedi che anche i demoni hanno un'etica. E questo, anche se non mi importa niente dell'equilibrio e della tua ridicola legge. Riconosco chi è in cerca di vendetta appena lo vedo. E la vendetta io la rispetto. Grazie, fratello. Guardo i dettagli delle mie dimissioni. Ecco, io non approvo la compagnia che il mio signore frequenta. Perché vuoi sfidare il distruttore, Samael? Vai fino in fondo al tuo viaggio, cavaliere. Potrei capire tutto molto presto. Grazie, Samael. Ti fidi di lui? In quale girone dell'inferno ci condurrà questo portale? Alla torre! Beh, certo. Ci rivedremo. Quello sicuramente. Ci conto, Samael. Ah, è come i varchi serpentini di quell'altro. Solo più demoniaci e meno sicuri, probabilmente. Però è la stessa identica cosa. Forse Vulgrim sfrutta una versione, diciamo, un po' più sicura di questa cosa. Comunque, più riguardo questa queste zone qua, più mi viene in mente i Nephilim di Diablo 2, di Diablo 3. Mi viene in mente una di quelle zone di Diablo 3. Nelle zone finali. Molto bello Diablo 3. Io non vedo l'ora che esca la remastered o il remake, come vogliamo chiamare, di Diablo 2. Mamma mia, non vedo l'ora. Il trono nero, Beh, grazie Samael di aver rispettato la tua parte dell'accordo. Ora però è il momento che la strada si apra dinanzi a noi. Questa, se non ricordo male, è la zona dove troveremo un altro potenziamento. Un altro oggetto che ci potenzierà. Non ne sono sicuro, ma credo che sia così. Ovviamente la strada si collassava su se stessa. Oh, ma guarda, un angelo. Credo sia un angelo. Azrael, il cielo mi aiuti. Il settimo sigillo non era spezzato. Ma va? Chi l'avrebbe detto? Che cosa hai da temere da me, angelo della morte? Se non hai intenzione di uccidermi, allora forse mi puoi aiutare. Sentiamo. Non mi hai dato ragioni né per una cosa né per l'altra. Ascoltami bene.
Il cancello deve essere chiuso. La torre deve essere isolata dal pozzo. È dal pozzo che il distruttore trae il suo potere. Il pozzo delle anime. Milioni di anime, sì, incatenate, perverse. Potere corrotto che alimenta le armate del distruttore. Tu sei il sovrintendente degli inferi, il guardiano del pozzo. E perché dovrei pensarci io? Non vi è un'anima che possa rifluire in questo mondo senza che tu lo sappia. O forse, guardiano del cancello, hai aperto la strada. È molto probabile. Il distruttore ha inviato il più forte degli eletti contro di me. Non ho potuto fare meglio di te, cavaliere. Contro Straga. Straga. Li condurrai da lui. Hai la mia parola. Così allora avrai la tua vendetta. Angelo della morte. È abbastanza servilista comunque, guerra. È servile a bestia. Ti prego, devi trovare un modo per portare energia a questa sala. Ok. Devo trovare modo di portare energia. Come te la porto la suddetta energia? Qua comunque c'è qualcosa. Devi trovare un modo per portare. Me l'hai già detto. Dammi un attimo. Porca troia, prima che ti sparo. Apri, perfetto. E allora inizia la nostra grande ricerca. Ok, sì, mi hai aperto la porta lì. Ah, ok, è immortale adesso. Allora, se non ricordo male, in questa zona appunto troviamo l'ultimo potenziamento. Me lo ricorda quella porta lì, quella finestra lì arancione. Il punto è, non mi ricordo se lo troviamo esattamente in questo punto o più avanti. In ogni caso, cadere qui non è una soluzione pratica. Però vediamo cosa succede se saltello da altre parti. Vediamo se c'è qualche cesta nascosta. Ci arrivo io di là? Paura di no. Forse pelo pelo? Pelo pelo. Usiamo il nostro magico chakram. Perfetto, così abbiamo già abbassato una strada. Abbassiamo anche l'altra. No, questo ce lo alza, perfetto. Quindi ecco fatto, ora possiamo proseguire. È molto probabile che ci sia qualche oggetto però nascosto fra queste sale. Tipo, se abbasso anche questo, dove mi conduci? Lì c'è una porta, tra l'altro. Lì c'è una porta e qua c'è un rampino. Eccolo lì, guarda, c'era una cesta con probabilmente pochissime anime, ma va bene, l'accettiamo comunque. Grazie. Quindi questo lo rialziamo. Ecco fatto, perché dobbiamo far passare l'energia da lì a questi buchi. Usiamo il rampino e andiamo dall'altro lato. Ok, la strada dovrebbe essere tutta aperta. Tutti i buchi dovrebbero essere aperti, tranne uno, che è quello lì. Vediamo. Perfetto, ora sono tutti a posto. Possiamo proseguire. Non è vero, dobbiamo riabbassare uno di questi. Vediamo, ci arrivo? No, non ci arrivo. Abbassiamo questo. Riusiamo il rampino. E ora possiamo passare. Ora che la strada è aperta, in teoria possiamo proseguire. Ma dobbiamo continuare ad abbassare le strade, vero? Esattamente. Quindi il raggio ci dobbiamo pensare alla fine, come rialzarlo o riabbassarlo. Vediamo. Ecco fatto. Taradaradandan. Ci arrivo di là? Ovviamente no. Basta camminare, per fortuna. Ed eccoci arrivati. Il portone dove l'energia è nascosta. È qua dentro, vero? Eccola la zona, me lo ricordo benissimo. Me lo ricordo benissimo. E ovviamente la porta è chiusa.
Ora arrivano i nemici. Quanto è Diablo 2? È Diablo 3 questa cosa. A parte che sei bellissimo. Aia che dolore, aia basta. Sai qual è il grande problema di questo gioco? Le animazioni degli attacchi. Quando un nemico inizia un attacco, col cazzo che lo finisce l'animazione. Guardalo. Pure mentre è in balia dei miei attacchi, col cazzo che finisce la sua animazione, eh. Oh, e finalmente muore. Ora ne appaiono altri 7. No, invece no. Allora, a me servirebbe una cesta di vita, quello sicuramente. Ora, se giro questo, che succede? Si abbassa quella piattaforma. E se giro questo, si alzerà questa, vero? Ovviamente. Ah, che stupido, è vero. Questo è un cristallo, ecco perché era illuminato. Ecco perché. Allora, giriamo anche questo. Bene, ora sono tutti girati dalla direzione giusta. Giriamo anche questo. E tac, tutti i rampini sono pronti. E ora possiamo rampinarci. Uno, due, tre e infine l'ultimo. Eccomi qua. Qualche cesta utile? Adesso arriverà qualche nemico sicuramente. Strano ma no. Allora, qua c'è una gialla e la lascerei lì. Quanta vita ho io? Ho 3 tacche, quasi 4. Quindi per adesso la lascerei lì. La lascerei lì perché con quella posso rifillarmi abbastanza. La usiamo dopo. Questa è palesemente un'arena. Questa è palesemente un'arena. Qui non c'è nulla. Da questo lato ovviamente non c'è nulla. Va bene, eccomi. Mi volevate? Mi volevano sì, sti angeli corrotti. La Madonna. Calmi tutti. Eldoran, anche a te, fratello. Vieni qua. Via Lette, spada nello stomaco. Via Lette, spada nello sterno. Aia. Stardi. Via Luccia, spada nello stomaco. E come sempre continuiamo a usare la falce perché dobbiamo livellarla ben bene. Disattiviamo il potenziamento. Dove vai? Bene, un sacco di nemici nel momento sbagliato. Sei morto? Ovviamente non ancora. Ora sì però. Animazione. Vieni qua. Pugno in faccia. Aiuto. L'ho preso nel momento in cui ha iniziato l'animazione. Colpa mia. Animazione. Pugno in faccia. Beh, è molto semplice tirarti giù, eh. Ecco fatto. Via un corno. Via anche l'altro se l'animazione me lo permette. Mi sa che avrei dovuto ucciderlo quando ancora c'era il tasto del cerchio. Però vabbè, ormai è morto.
Ecco qua, spacca l'altro corno e ora decapitato. Ma perché non farlo subito? Perché non decapitarli subito, Guerra? Ma vabbè, ti capisco. Oh, di nuovo tu. Bene, bene, bene. E se lo dici tu, allora ci credo. Aia, che dolore. Signorina. È il momento che lei e i suoi angioletti ve le vegliate un pelo dalle palle. Angioletti soprattutto, perché sono quelli che mi stanno infastidendo maggiormente. Aspetta. Ecco qua. Madonna mia, l'abbiamo staccata a metà. E via anche le alucce. Via, dalle balle. Ottimo. Dovrei avercela fatta, giusto? Direi di no. Oh, invece sì, ce l'abbiamo fatta, e come? Il punto è che volevo risalire di sopra per prendermi la cesta di vita, ma va bene. Ecco un nuovo oggetto per te, Guerra. Questo oggetto ti sarà molto utile. Ecco a te. La Portal Gun. molto bello. Sentiero astrale. Un'arcana reliquia che crea portali permettendo di viaggiare istantaneamente tra due punti. Premi R2 per creare un portale caricato per incrementare enormemente la velocità d'uscita di Guerra. Ok. Allora, fammi un attimo vedere. Viaggio astrale. Io dove devo andare? Uno qua e uno qua. E via! Si vola! Wow, questo è stato il lancio? Ok, per rimuoverlo è facile, devi solo mirarlo. Portali di carica. Tieni premuto R2 per creare un portale caricato che incrementa enormemente la velocità di uscita. Me l'hai già detto, era già scritto. Carichiamo allora questo portale e carichiamo anche il secondo. Ecco fatto. 3, 2, 1, via! La Madonna, eccoci qua. Un po' di anime, speravo in qualcosa di meglio. Quindi se adesso tolgo questo, miro questo. No, di qua, Guerra. 1, 2 e 3. Ecco fatto. Mi lancio di sotto. Ah, ma scusami, ma perché non lo prendi? Boh, vabbè, per qualche motivo non posso arrivarci. Te, basta saltare. Perché mi hai chiuso il portale? Vabbè, guarda, non faccio domande. Allora, uno è chiaro che lo dobbiamo buttare qua. L'altro magari qui? Ah, ha alzato il muro! Ovviamente. Che stupido, aspetta. E ora possiamo distruggerlo. E ora ci posso passare! Allora, facciamo alzare questo. Corriamo dall'altro lato. E ora possiamo passare. Ecco fatto, sali, Guerra, bravissimo. Che bello l'addestramento della Portal Gun. Nemici, aspetta un attimo. Stupidi pipistrelli. Allora, questo dove mi porta? Mi alzi di nuovo la strada, ok. Mi fai andare solo dall'altro lato, benissimo. Questo vuol dire che per proseguire dovrò volare. Sono abbastanza sicuro che dall'altro lato ci fosse qualche oggetto. Può essere? No, stavolta no. Ok, ceste di vita, per fortuna.
Grazie. Prendiamo anche quella gialla, perché no? Ok, io devo arrivare dall'altro lato, immagino, quindi carichiamo il portale, carichiamo il secondo portale e ci buttiamo di sopra. Eccoci qua. Ora, da quel portale noi dobbiamo attivare l'energia, immagino. Dobbiamo aprire quello, farla passare di sotto per poi proseguire. Ovviamente, Golem. Aiuto! Ma che siamo pazzi? Dai! E zaccagliata del cervello! È stato anche abbastanza semplice. E ovviamente ora è incazzatissimo. Aiuto, aspetta. Ciao. Ovviamente ho sbagliato io. Colpiscilo nel cervello di nuovo. Dai, ancora una volta, secondo me. Dai. Colpito. E probabilmente anche affondato. Perché non lo colpisce? Perché non gli sto facendo danno? Ah, perché dovevo fare cerchio, che stupido. Dio mio, ammazzalo con la sua stessa catena. È stato bellissimo. Quella, quante anime. Ah, ok, ma non sono per noi. Sono molto triste ora. Beh, è stato un combattimento comunque decente. A parte un colpo, un po' ce lo siamo meritato. Per il resto è andata bene, no? Di qua. Oh, colpito. Ora, noi questo raggio in teoria non dobbiamo più toccarlo. Aia, non pensavo mi avrebbe fatto danno. Dobbiamo fare sì che quel raggio rimanga lì. Dobbiamo ricordarci ogni volta di cancellare il portale precedente. Tipo in questo caso, questo non ci serve più e attiviamo questo. Ottimo. Ah, basta? Ha finito di caricarsi? Va benissimo. Benissimo così. Ah, per qualche motivo io mi pensavo che bisognava salire invece. Ora questo sparerà sicuramente il raggio. Ovviamente. Da qui noi lo attiviamo dall'altra parte. Perfetto, la porta si riapre. C'è sta blu che non avevo visto prima, vabbè. Non che ci sia chissà cosa. Wow, 150 anime. Quella verde la prendiamo perché tanto in questa zona non ci torniamo più. Ottimo. Quindi c'erano due ceste verdi? Oh, ti pareva. Di nuovo tu? Che novità. Oh, ma guarda, si è portato un'amica. Ho sbagliato oggetto. Vieni qua. Ecco fatto. Può essere che stia flashando, ma con la spada io non gli facevo danno finché non si materializzano, ma con la falce sì, perché è la falce della morte.
A me sembra che con la spada non gli facciamo nulla, eh. A me sembra che con la falce escano prima dalla fase spettrale. E basta un po'. Ecco fatto. E che palle! Oh, e una è andata, perfetto. No. Dall'altro lato. Ma che palle, è arrivato pure lui ora. E vabbè. Si vede che io non sono bravissimo in questo gioco, eh. Prendo un sacco di danni e devo continuamente curarmi. Vabbè però. Mi hai rotto un po' le palle tu, eh. Sto gattone di merda. Muori. Sto fantasma delle mie balle. Quanto ti manca di vita? L'altra è già andata da 5 minuti. Ma porca puttana. Vabbè, allora, gattone. Perfetto, distrutta. E via un corno. Ma che range c'hanno sti nemici in sto gioco? Ecco fatto. Eccolo, aspetta che adesso vi vengo a menare. No, di nuovo lei. Oh, che palle sta tizia fantasma. Allora, vi angioletti, che siete più un fastidio che ha. Donna mia, sta signora. Ok, crepato l'angelo, rimani solo tu. Uno, due e tre. Vedi, secondo me, è come dicevo io, nella forma fantasma la tipa qua è intangibile, è molto palese. Però con la falce della morte mi sembra che quella fase gliela facciamo finire subito. Dimmi che è finita, ti prego. Oh, finalmente. Basta tizi fantasma. Mi prendo anche la cesta gialla. Attiviamo il portale. Usiamo il rampino per tornare indietro. Ecco fatto. Ti prego non dirmi che appare qualcuno ora. E la stanza è di nuovo riaperta. Fantastico. Oh, l'ultimo enigma, questo qui. Santo cielo, dobbiamo riaprire tutto il passaggio ora. Ora, portal gun numero 1.
Portal Gun numero 2. E ora dobbiamo riaprire il passaggio per la strada. Allora, cristallo. Cristallo, perfetto. Dobbiamo alzare questo qui. Io ci passo da questo lato? Se lo alzo sicuramente sì. Perfetto. Anche il secondo è andato. Questo dobbiamo abbassarlo, quindi. Ora dovrebbe essere tutto aperto. Ho bisogno di curarmi di nuovo per l'ennesima volta. Dov'è Vulgrim quando serve? E la prima pietruzza è andata. Sei contento, Angelo? Cavaliere, mai avrei pensato che saresti stato la mia salvezza. Presto ora, prima che Straga scopra il tuo arrivo. Quando ti ho trovato hai detto, il settimo sigillo non era spezzato. Ho già sentito queste parole. Abaddon le pronunciò subito prima di morire. Che cosa significano? Niente? Nessuna domanda? Ok, e un teschio di potere è andato. Si prosegue quindi. Sai che novità. Ok, prossimo teschietto.